Buongiorno a tutti, eccomi tornata con un nuovo episodio di The Sims. Da oggi inizia la seconda stagione che non vedo l'ora davvero di iniziare. Tra l'altro vi ricordo che in questa stagione ci saranno sempre dei sondaggi a cui dovrete rispondere per far andare avanti la storia. Quindi starete voi a decidere cosa succederà nell'episodio successivo. In questo episodio vorrei giocare con Emma e Leonardo, visto che è un bel po' di tempo che non giochiamo con loro. Quindi... però si trovano tutti e due esatto al matrimonio. Intanto andiamo e poi li mandiamo a casa. E infatti eccoci qua. Leonardo tra l'altro sta flirtando. È flirtante non con lei, spero, speriamo di no. Ok, non credo, perché la loro relazione non è proprio alta. Vediamo con chi era flirtante. Ok, probabilmente ha interagito un po' con Emma, e Emma invece adesso è qui ed è a disagio perché ha bisogno appunto di andare in bagno, e nel bagno c'è qualcuno. Vabbè, comunque io direi di andare a casa. Andate tutti e due a casa. Perfetto, Leonardo è andato e adesso sta arrivando anche Emma. Qua alla festa chi è rimasto? Mark, Jessica, Emily, non c'è più Tommy e... ah no, eccolo qua. Si sono rimasti tutti tranne insomma Emma e Leonardo, che sono andati via prima perché sono un po' stanchi. Ed eccoci qua, sono le 2 di notte, quindi direi che è il caso di andare a dormire. Quindi Leonardo, vieni qui e dormi. C'è Zoe che ha bisogno di... accarezziamola prima di dormire, visto che non hai molto sonno in realtà. Dai un dolcetto e poi facciamo abbraccia e nutri. Ha fatto i suoi bisogni, che brava. Quindi direi di... come metti nell'inventario? Svuota, è necessario un bidone di rifiuti per ripulire. Ok, quindi adesso lo mettiamo. Quindi bidone, e mettiamo... ma in cucina non l'avevo messo? No, infatti. Quindi mettiamolo tipo qui. Mettiamo questo. Ok. E quindi svuota la lettiera. Cora è affamata, puoi aiutarla? Assolutamente sì, quindi riempi la ciotola e chiama Cora. E porta qui Emma. Eccola qui, Emma ha bisogno di mangiare qualcosina, quindi facciamo: prendi gli avanzi e poi dormi. Cora ha bisogno anche di essere lavata, povero Leonardo. Facciamoglielo fare a lui. Fai un bagno. È veramente da un po' che non giocavo con loro, infatti hanno un po' di bisogni questi animali. Poi magari facciamo diventare grande anche la piccola Zoe. Ed eccola qua che adesso fa il bagnetto. No. Perfetto, è tutta bella pulita, quindi direi di riempire la ciotola e chiamare Cora. E poi magari vai anche tu a dormire. Dormi. Oggi lavori? Ok, fortunatamente no, perché è domenica, meno male. Quanto è lungo questo bagnetto? E c'è Zoe che vuole giocare. Altre scelte: amichevole, diventate compagni. Questo bagnetto è lunghissimo comunque. Perfetto, abbiamo fatto il bagno. Molto bene. No, ma cosa hai fatto? Chiedi di andare a fare i suoi bisogni, quindi asciughiamo. Lo possiamo sgridare, tipo, è protezione animali,
Fai uscire. Manda il cane fuori in modo che possa prendersi cura di sé per un certo periodo, per il cane indipendente. No. Fai una romanzina, sì, sul fare i bisogni dentro. Esatto, assolutamente sì. E poi poverina ha anche bisogno di mangiare. E Leonardo invece ha bisogno di andare in bagno, aiuto! Vai subito. Ma cosa stai facendo, Zoe? Allora, facciamo una cosa. Emma, vieni qua e asciuga tu. Aspettate. Leonardo sta andando ad asciugare, esatto, poi va in bagno e siamo a posto. Quindi, Emma, tu cosa devi fare? Vediamo un po', perché Emma vuole diventare un'autrice di bestseller. Ha conseguito il livello 4 di scrittura, ha scritto per un totale di 15 ore e poi deve scrivere 5 buoni libri. Quindi facciamola venire al computer e facciamo scrivi e facciamo riprendi a scrivere. Ok. Poi per quanto riguarda il lavoro, oggi lavora dalle 11, quindi ancora un paio di ore e non ha nessuna necessità. Perfetto, e deve leggere però dei libri prima di per prendere la promozione, quindi magari leggi e leggiamo Cattura la preda, mentre invece Leonardo ha bisogno di videogiocare, però abbiamo soltanto un computer. Poi un'altra cosa che voglio fare in questo episodio, ma lo vedremo più avanti, è quello di adottare un bambino, visto che non ho mai fatto questa cosa, ho sempre fatto la classica, insomma, col fichi fichi. Quindi questa per loro vorrei, insomma, adottare un piccoletto o una piccoletta. Intanto c'è appunto Leonardo che sta facendo colazione, sta bevendo un caffè e però ha bisogno anche di riposare. Però visto che oggi non lavori, direi che puoi farti ancora un pisolino, visto che sono soltanto le 8:45 di domenica. Però magari, scusami Leo, prima di andare a fare un riposino, che problema c'è? Vediamo cosa deve fare. Probabilmente vuole andare a fare una passeggiata. Ecco, ora deve andare in bagno. No, ok, chiedi di andare a fare i suoi bisogni. E poi altre scelte. Amichevole. Incoraggia ad accoppiarsi con. C'è un cane nelle vicinanze. Pato. Ok, questo è il cane in realtà di Emily e Tommy, che nella realtà è davvero il mio cane, che però vorrei eliminare dal gioco perché li avevo creati così per... volevo, insomma, creare i miei animali su The Sims, quindi poi li avevo fatti. No! Cora sta fuggendo, alla fine tornerà a casa, ma la pubblicazione di un avviso tramite computer o telefono può accelerare il suo ritrovamento. No, uffa, non possiamo rimediare. Chiedi di andare a fare i suoi bisogni, ma non credo che ce la facciamo. No, infatti. Vediamo, forse ci siamo. No, è andata. Tra noi due non è sempre corso buon sangue, ma non è troppo tardi per stringere amicizia. Che ne dici di fare colazione qui? No. No, grazie, sono Emma, si arrabbia. E Emma sta scrivendo un libro e sono appunto tristi perché è scappata Cora. Ma no, ma stavamo interagendo con lei. Niente, pubblichiamo l'avviso di scomparsa. No, sentitela come piange, prova amore intanto con Zoe, così almeno lei non scappa. E poi facciamo accarezza. Dovrebbe funzionare. Dopo l'avviso di Leonardo tutti dovrebbero segnalare l'eventuale presenza di Cora. Che peccato, che peccato, è scappata anche lei come... che è successo? Emma ha finito di scrivere un libro intero che verrà aggiunto al suo inventario per il futuro piacere di poterlo leggere. Emma può anche pubblicarlo cliccando sulla casetta postale. Allora, innanzitutto, Emma inizierà a lavorare fra circa un'ora, quindi adesso sta leggendo da brava, e Leonardo, visto che il computer si è liberato, vieni qua e videogioca un po'. Gioca una partita e gioca sport incredibili.
Intanto il suo rendimento è eccellente, mentre il rendimento di Emma è medio. Vediamo se riesce a leggere i libri. Il libro prima di andare a lavoro. E poi però c'è Zoe che vuole giocare, quindi gratta il posto preferito. E poi facciamo racconta una storia e prendi in braccio. In questo momento sento il bisogno di un po' di shopping terapeutico. Ti andrebbe di venire con me al mercato delle pulci a contrattare fino allo sfinimento? Mi dispiace Mark, ma devo andare a lavoro, non posso. Fatto al 25%. No, mi sa che entro le 11 non ce la facciamo proprio a leggere per ottenere insomma la promozione. Anzi no, la promozione la possiamo ottenere perché comunque lei ha scritto due libri. Però l'incarico del giorno non l'ha svolto al 100%. Alt, è ora di andare a lavoro, Emma, quindi vai. Bravissima, buon lavoro. Leonardo invece che punto è? Videogioco fatto al 50%. E poi è troppo stanco, ha bisogno di dormire, quindi io direi dopo di fare un pisolino. E un'altra cosa che vorrei fare, visto che appunto adotteremo un neonato, è quello di cambiare questa stanza. E quindi la mia idea sarebbe quella di dividere questa stanza, fare appunto metà la camera del bambino, dedicarla al bambino, e l'altra metà magari mettere o qualche attrezzo sportivo, oppure magari lasciare qualcosina per gli animali. Fatemi sapere rispondendo al sondaggio cosa è meglio secondo voi, oltre alla stanza del bambino, cosa fare nell'altra metà che resta, se una palestra, se una zona dedicata sempre agli animali, oppure un piccolo ufficio, quindi dove mettiamo due scrivanie e due computer, visto che comunque sia Leonardo che Emma devono stare tanto al computer per il lavoro. Quindi fatemi sapere qua sotto nei commenti e rispondendo ovviamente al sondaggio. Quanto ti manca? Quanto ti manca? Completato, ok, basta giocare, basta. Gioca un po' con Zoe, così almeno lei non scappa. Dove è andato? È molto a disagio perché è stanchissimo. In realtà avrebbe bisogno anche di mangiare qualcosina. Poi, lui è un romantico seriale, dovrebbe andare a due appuntamenti, quindi magari nel prossimo episodio inviteremo fuori a cena Emma. Lui al momento fa l'assistente tramite chat, insomma vuole, ama la tecnologia, i computer, e infatti ha bisogno assolutamente di un computer anche lui, e uno in basta in casa non basta assolutamente. Adesso sta facendo un piccolo riposino e Cora ancora non è tornata. No, ma qua cosa c'è? Apri, vediamo un po'. Un pacchettino regalo. Qua tra l'altro c'è la clinica veterinaria, quindi magari dopo veniamo, già che ci siamo, veniamo qua a prendere il dolcetto per far crescere Zoe. Vediamo, eccolo qua che sta arrivando. Qui cosa c'è? Scava. Dopo lo vediamo. E qui invece bocca di leone selvatica. I fiori bocca di leone formano una caratteristica. Raccogliamo. Formano una caratteristica, stavamo dicendo. Formano caratteristiche, strutture aguglie che sono appariscenti e colorate. Ok, prendiamole. Vediamo un po'. Lui in realtà è ancora parecchio stanco, però. Leonardo ha trovato un oggetto dentro un altro. Palla. Ok, ha trovato una pallina che è finita nel suo inventario. Bene. Poi qua cosa abbiamo? Appunto la clinica. Qua c'è il loro appartamento. Qua c'è il parco dei cani. Questo invece è un gattino randagio. Lasciati cadere sul divano per il gatto pigro. Presentazione cauta, vediamo.
Comunque questo quartiere mi piace molto, devo ancora visitare alcune zone, quindi lo vedremo insieme per bene. Acquisite l'abilità di giardinaggio per Leonardo, che dove è finito? Ah, eccolo qua, che ha raccolto questa pianta, questa bocca di leone selvatica. Ma dai, vai a presentarti con questo gattino, non hai voglia? Quindi io direi, visto che siamo qua, di venire alla clinica e magari facciamo venire con noi Zoe, che così le diamo subito il biscottino della crescita. Ed eccoci qua, e guardate un po' chi c'è, Cora. Quindi direi di giocare di amichevole, di abbracciare, poi direi di protezione animali, di nutrirla. Marcus. È molto abbattuto Leonardo perché è stanchissimo. E questo gattino che cos'ha? Oh. Ok, molto bene, molto molto bene. Chiedi di andare a fare i suoi bisogni prima, vieni qua, prima che ci scappa ancora. Ok, e poi direi di altre scelte, protezione animali e mandiamola a casa. Bene o male, Cora ha imparato a fare la pipì all'aperto, quindi adesso probabilmente non la farà più in casa come è successo questa mattina. Quindi a questo punto direi, Leonardo, di acquistare articoli per animali. E Emma è tornata a casa, sì, molto bene. Ha finito di lavorare. Allora, direi di prendere sicuramente il dolcetto della crescita, ne prendiamo uno. Poi il dolcetto del benessere, un dolcetto che aumenta il benessere del tuo animale, prendiamone due. Poi un dolcetto che fa risorgere il tuo animale, ma però quanto costa? Preparato con acqua di palude non filtrata, questo dolcetto masticabile delizierà senza dubbio qualsiasi animale, poi avrà qualche altro effetto. Prendiamolo. Però al momento non glielo diamo, prendiamone uno giusto per provarlo. Barretta nutrizionale più fredda dell'azoto liquido, questo dolcetto è talmente freddo che il tuo animale potrebbe aver bisogno di una coperta davvero molto calda dopo averlo mangiato. No, a posto così. E quindi adesso direi di dai un dolcetto del veterinario e diamo il dolcetto della crescita. Sentite come piangono tutti questi gattini, come miagolano. Vediamo un po'. No, aspetta, vieni qua. Ci siamo. Eccola qua, Zoe è passata di età, la gattina Zoe è cresciuta diventando una gatta adulta, ora è in grado di salire le scale nonché di saltare sopra e riposare sulle superfici piatte più alte, può inoltre accoppiarsi con i gatti se non è stata sterilizzata, urrà per Zoe. Eccola qua, che bella micia, accarezza, poi facciamo, prendi in braccio e poi ovviamente andiamo a casa. È diventata bellissima, praticamente uguale a quando era piccola. Eccola qua, è ancora tornata, assicurati di darle il benvenuto. Assolutamente sì, benvenuto, bentornato. Ma perché sei tutta sporca di nuovo? Lascialo, perché ha in bocca il pacchettino regalo. E poi vediamo cos'è. Apri. E poi ha bisogno ancora di fare un bagno. Fai un bagno. Chissà sempre dove vai a finire per sporcarti così tanto. Leonardo, eccolo qua. È molto a disagio perché è stanchissimo. Quindi sai cosa fare? Vai qui e dormi. Questo cos'è? Ah, è una pallina, ok. Questo da ripulire.
questo mettiamolo qui e questo anche qui. Eccola qua Zoe, che subito finisce sul mobile della cucina. Adesso dove è andata? No, sul frigorifero. Ma cosa fai? Cosa fai? Allora, riempi tutte le ciotole. Mi abbaia dietro Zoe. E poi facciamo... Fai una romanzina sui salti sui banconi. Altre scelte amichevole. Cosa c'è? Cosa c'è? Facciamogli la romanzina a questo punto. E poi chiama a tavola l'animale per mangiare. Chiamiamo sia Zoe e... anche Cora. Dai, falle il bagnetto. Lo so che sei stanca. Brava. Ah, vuole fare una passeggiata. Allora facciamo... metti il guinzaglio e poi il bagno lo facciamo dopo. Protezione animali, vai a fare una passeggiata breve. Andiamo un attimo e prendi gli avanzi e poi butta anche altre scelte, butta il cibo avariato. Anche perché domani vai al lavoro e inizi alle... Ah no, anche domani sei a casa, molto bene. Lavora dal martedì al sabato. Perché sei triste? Mancanza del mio amico peloso, ma perché? Ancora a fare una passeggiata? Che è successo? Ah ok, ecco qua. Sveglia Cora. Perché vi siete fermate qui? Poi altre scelte, protezione animali, e metti il guinzaglio e poi tornate a casa. E loro continuano intanto la loro passeggiata un attimino. Leo è teso per quale motivo? Senso di insicurezza per il tratto geloso perché non c'è Emma qui con lui. Nulla, vieni qua e dormi visto che sei stanchissimo. E lui sta dormendo. Emma invece è ancora a fare la passeggiata. Andate a casa adesso. Ed eccole qua che sono tornate. Ottimo. Prima di tutto però direi di fare un bagno. Dopodiché Leonardo fa il bagno a Cora. Ed Emma viene a dormire. No, 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 no! Cedimento! Guardate come stanno litigando, non vanno d'accordo. Dopo bisogna sgridarli. Sì, forse era meglio togliere il guinzaglio, effettivamente. Ma cosa stai facendo? Perché ti sei svegliata se sei stanchissima? Fai una romanzina sulle sveglie. Certo, perché continua a svegliarla. Quindi basta leggere. Che sei stanchissima. Guardate come la sgrida, è arrabbiatissima. Adesso fai il bagno velocissima e poi dormi. Cora sta mangiando, era affamatissima, ma c'è questo gattino, questa Zoe, che continua a disturbarli. Fai una romanzina sui graffi, è cresciuta ed è diventata terribile. Altre scelte amichevole.
Che problema c'è? Cerchiamo di capire cosa vuole. Perché continuo a svegliarli e loro non riescono a dormire. Basta salire sul letto, cosa c'è? Cosa c'è? Quindi? Sembra che Zoe abbia bisogno di attenzioni. Alle 4 di notte, alle 5 di notte. Amichevole, accarezza. Poi facciamo altre scelte, amichevole e bacia. Meno male che Cora si è addormentata, almeno lei. Ok, adesso dormi, vediamo se ce la facciamo a mandarli a letto tutti e due. E poi ho bisogno anche di farsi un bagno, però lo facciamo domattina, facciamolo dormire un pochettino. Ok. Perché ti sei svegliata? Non riuscite a dormire tutti e due con calma? Hai fame. Ok, quindi prendi degli avanzi, veloce, e poi torna a dormire, però perché sei stanca, dormi. Anzi, dormi e basta. Vediamo. Ok, stanno dormendo. Ok, direi che possiamo interrompere qui l'episodio, che è stato un po', come primo episodio, è stato un po' complicato da gestire, perché sia Zoe che Cora hanno un sacco di bisogni, vogliono le attenzioni. Insomma, non è semplice avere due animali che girano per casa, specialmente adesso che Zoe è diventata adulta e che quindi ha il vizio di salire su qualsiasi cosa, quindi dovremo insegnarle molto molto bene. Vi ricordo di rispondere al sondaggio che trovate alla fine dell'episodio per decidere cosa succederà nel prossimo episodio, cosa vorreste vedere. Comunque scrivetemi tutto anche qua sotto nei commenti. Io vi mando un grandissimo bacione e noi ci vediamo, dove ancora? No, è venuto qua sul divano a dormire, e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!